Buongiorno a tutti, ciao e ben ritrovati nella Yoga Pharma. Quest'oggi una pratica speciale dedicata all'equilibrio, ovvero uno degli elementi caratterizzanti della pratica dello yoga, ma a dire la verità di tutta la nostra vita. E la nostra vita cambia, evolve, si modifica e il nostro equilibrio si sposta, quindi il nostro vivere nel quotidiano è una ricerca costante di equilibrio nella nostra alimentazione, nelle nostre relazioni, nel nostro lavoro, eccetera, eccetera. Io ho scelto due qualità principali che stanno come fondamento di questa pratica di oggi, ovvero l'equilibrio inteso come radicamento e come leggerezza. A dopo, buona pratica! Iniziamo la pratica di oggi nella posizione gambe incrociate. Ci potete rimanere per quanto tempo desiderate. Qui cerchiamo proprio di trovare una bella seduta a terra, rilassare le nostre mani sulle ginocchia e tutto il resto del corpo. Ok? Proviamo proprio a fare qualche 3, 4, 5 respiri. Se volete, aprite pure la vostra bocca per lasciare fuori uscire un po' di tensioni, di preoccupazioni. Troviamo un bel radicamento sotto il nostro sedere, sotto la nostra seduta, sentiamo i nostri glutei, gli ischi crurali che si spalmano sul terreno in orizzontale e contemporaneamente andiamo a percepire un senso di leggerezza assecondando questo allungamento della colonna vertebrale dalle nostre pelvi fino al vertice del capo. Anche se siamo in una posizione seduta, siamo comunque in una posizione di equilibrio, ok? Quindi prendetevi proprio tutto il vostro tempo che avete a disposizione per trovare una bella stabilizzazione in questa posizione seduta, ma senza portare rigidità, senza portare pesantezza, anzi, al contrario, alimentate un senso di leggerezza, di morbidezza, di grazia nella vostra seduta e in tutta la pratica di quest'oggi. Lasciamo così scaricare un po' di tensioni superficiali e ci proiettiamo veramente in connessione col nostro respiro. Andiamo a fare poi un bel inspiro profondo. Ed espirando esaliamo e lasciamo che il corpo inizi a muoversi un pochettino e sciogliamo così la nostra posizione a gambe incrociate, inspirando, solleviamo le ginocchia verso il centro del petto ed espirando ci portiamo nella posizione del gatto. Andiamo così a posizionare bene le dita delle mani aperte, verificando che i polsi siano sotto le spalle e i gomiti stretti. Andiamo a dare un'occhiata alle nostre ginocchia che sono larghe quanto i fianchi e sotto i fianchi. Siamo nella classica posizione del gatto che abbiamo già visto diverse volte. Andiamo a puntare il piede sinistro ed espirando andiamo a distendere completamente la gamba destra. Puntiamo sempre anche il tallone destro. Sentiamo il cambiamento che accade nella parte anteriore del nostro corpo, sentiamo un po' più di peso sulle nostre mani, sulle braccia, sulle spalle. Rimaniamo lì, aggiustiamo bene, stiamoci tutto il tempo che vogliamo. Il video è fatto anche per essere messo in pausa tranquillamente. Al prossimo inspiro solleviamo la nostra gamba destra, abbiate cura di non sollevarla troppo in modo da
sollevare troppo l'anca, ma manteniamo le due anche e il bacino quadrato. Ok? Abbiamo la gamba destra su, al prossimo inspiro solleviamo il braccio opposto, ovvero il braccio sinistro, e con lo sguardo in avanti a metà altezza andiamo a mantenere questo a lungo. Respiriamo, il braccio destro dovrà essere ben forte, la mano ben salda e la spalla lavora per farci mantenere, radicare, stabilizzare questa posizione. Respiriamo, non pensiamo alla fatica, stiamo qui tranquilli e poi al prossimo inspiro scendiamo con la mano sinistra e con il ginocchio destro. Andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte, quindi puntiamo bene il piede destro ed espirando distendiamo il piede e la gamba sinistra. Diamo uno sguardo al nostro tallone com'è, sentiamo il peso del corpo un po' più spostato in avanti e un po' più a sinistra. Respiriamo tranquilli e poi al prossimo inspiro solleviamo la gamba sinistra, espiriamo, sentiamo il ginocchio destro che ci supporta. Stiamo lì. E poi al prossimo inspiro ben sicuri, ben fiduciosi e ben saldi sul braccio, sulla mano sinistra, solleviamo il braccio destro. Respiriamo, stiamo lì. Respiriamo. Inspiro, respiro, non sbagliamo mai. Ok. E poi, espirando, scendiamo con la mano destra e ginocchio sinistro. Ora andiamo a fare un movimento del gatto un po' diverso dal solito. Andiamo a puntare sempre le due punte delle dita dei piedi. Inspirando, inarchiamo la nostra schiena verso l'alto ed espirando ci sediamo quasi sui talloni. Scende la testa, la fronte a terra e svuotiamo i polmoni. Inspirando, allunghiamo verso l'alto ed espirando, scendiamo. Inspiro su. Ed espiro, scendiamo. Coordiniamo perfettamente questo movimento con il respiro. Espiro, scendiamo. Lo possiamo fare quante volte desideriamo, io lo faccio ancora una volta, inspiro su e espirando, scendiamo. Ok, inspirando mi riporto nella posizione di questo tavolino, specie di tavolino, ed espirando portiamo bene le mani al vertice del tappetino, le ginocchia le spostiamo un pochino più indietro rispetto a dove erano prima, ed inspiro ed espiro, distendiamo il bacino verso l'alto e allunghiamo bene la colonna vertebrale verso l'alto, andando a scaldare la posizione del cane che guarda in basso. Sentiamo le differenze rispetto all'ultima volta in cui eravamo in questa posizione, magari siamo un po' più flessibili quest'oggi o al contrario un po' contratti. Bene le mani che affondano davanti, ormai lo conosciamo perfettamente questa posizione. E poi al prossimo inspiro ed espiro, camminiamo per tutta la superficie del tappetino e ci portiamo in Uttanasana. Io mi sposto metà, così vedete meglio, e lasciamo pure i piedi larghi quanto i fianchi, leggermente le ginocchia piegate se ci sentiamo un po' contratti nella muscolatura dietro, e lasciamo scendere il busto, la testa verso il basso. Inspiro, respiro, possiamo continuare a scaldare un pochettino, sentiamo il coccige che si allunga verso l'alto e la colonna vertebrale che rimane bene distesa verso il basso. Uttanasana, anche un'altra posizione che conosciamo perfettamente, al prossimo inspiro, vertebra dopo vertebra, con le braccia penzoloni e la testa, l'ultima parte del corpo a sollevarsi, andiamo nella posizione di Tadasana,
chiamata Tadasana, posizione della montagna. Rimaniamo qualche istante, aggiustando bene la nostra postura, mantenendo ben saldi i piedi a terra. Ricordiamoci che l'equilibrio è una qualità della nostra pratica. Portiamo anche il concetto tanto caro alla filosofia orientale, le filosofie orientali di equanimità, cioè portare un giusto grado di accettazione per tutto ciò che accade, senza esaltarsi da un lato né deprimerci dall'altro. Lo stesso vedremo con queste posizioni di equilibrio, provare a vedere proprio qual è la nostra reazione. Alcuni magari rideranno del loro apparente non equilibrio, oppure altri si arrabbieranno, si incaponiscono, o altri invece semplicemente accetteranno quello che gli viene dato. Okay? Andiamo nella prima posizione di equilibrio. Quest'oggi usciamo dal seminato di Vrikshasana, posizione dell'albero, piuttosto che Garudasana, posizione dell'aquila, che sono le due posizioni, diciamo, classiche per quanto riguarda l'equilibrio nell'Hatha Yoga. Andremo a fare posizioni simili ma anche diverse. Okay? Andiamo a concentrarci bene sul piede sinistro, che lo radichiamo a terra. Inspirando solleviamo la gamba a destra. Anche solo un abbozzo di questo tipo non serve di portarla tanto su. L'importante è che la gamba sinistra, in questo caso, sia quella portante, sia ben radicata e ben stabile. Ok? Semplicemente inspirando solleviamo le braccia verso l'alto. Ora vediamo se il mio equilibrio non mi tradisce in questo tutorial. E rimaniamo su, ben concentrati. Possiamo, per chi ha difficoltà magari agli inizi o si sente davvero un po' disequilibrato anche proprio a livello fisico, può prendere un punto del suo pavimento, una macchia, un gioco di colore o di disegno del pavimento, per mantenere la propria drishti, la propria visuale stabile. Ok, espirando scendiamo, ci shakeriamo un pochettino e poi, radicando bene il piede destro, al prossimo inspiro si solleva la gamba sinistra e inspirando solleviamo contemporaneamente le due braccia. Ok, giochiamo nel aggiustare bene la nostra postura. Un bel sorriso aiuta sempre, lo dico sempre ai miei studenti. Stiamo lì. E poi, espirando, scendiamo sia col piede sinistro che con le due braccia. Torniamo in Uttanasana, giusto un istante. Al prossimo inspiro, solleviamo le braccia verso l'alto ed espirando, scendiamo. Sentiamo la differenza rispetto all'Uttanasana precedente. Questo l'abbiamo preso dall'alto verso il basso, prima eravamo dal basso salendo verso l'alto, e sentiamo la muscolatura che risponde già un po' meglio. Possiamo anche mantenere i gomiti abbracciati. L'idea è quella sempre della pancia verso le cosce. Ci siete? Ok, di nuovo inspirando vertebra dopo vertebra ci risolleviamo in Tadasana. Ok, approfittiamone per fare un pugno dietro e sciogliere anche un pochino la muscolatura della schiena. Inspiro ed espiro, distendiamo, apriamo ed espirando lasciamo andare. Ok, andiamo a fare un'altra posizione molto simile di equilibrio, molto simile alla posizione precedente. Al prossimo inspiro, radicando il piede sinistro, solleviamo la gamba destra. Con il braccio sinistro, e in particolare il dorso della mano
sinistra, ci appoggiamo sull'esterno della coscia o del ginocchio destro ed inspirando, facendo sempre attenzione alla gamba sinistra portante, andiamo ad aprire il braccio destro. In questo modo possiamo fare Jhana Mudra o Abhaya Mudra. Respiriamo. Sguardo va verso destra. Respiro bello, armonioso al centro del petto, eradichiamo e allo stesso tempo ricerchiamo leggerezza e grazia nella nostra pratica. Ok, espirando, ups, scendiamo verso il centro e ci shakeriamo di nuovo. Radichiamo ora il piede destro. Al prossimo inspiro solleviamo il ginocchio sinistro ed espiriamo. Portiamo l'esterno della mano sull'esterno del ginocchio sinistro. Inspiro ed espiro, apriamo. Attenzione che la gamba portante potrebbe cedere e questo vanifica il nostro equilibrio. Mentre il piede destro ben attivo, il piede sinistro possiamo tenerlo molto mobile. Ok, continuiamo mentre siamo qui in questa posizione, mentre troviamo la grazia, la leggerezza. Cerchiamo di stabilizzare, rendere proprio sicura la nostra posizione con la gamba destra. Ok, espirando torniamo verso il centro. Ora io mi sposto al vertice del tappetino perché vi guido in una piccola sequenza di vinyasa, quindi sono posizioni asana e concatenate l'una con l'altra, molto molto diciamo idonee per questa nostra ricerca di grazia e di morbidezza. Okay? Dal vertice del tappetino in Samasthiti liberiamo le nostre braccia e solleviamo verso l'alto, inspirando e espirando, scendiamo. Al prossimo inspiro, solleviamo il centro del petto ed espirando andiamo in Uttanasana e poi muoviamo il piede destro e sinistro indietro. Ci portiamo nella posizione della Padma, che attenzione non è né questo né questo. Cerchiamo di trovare una posizione, diciamo equilibrata, ok? Ora scendiamo con le ginocchia espirando, ci spalmiamo a terra, quindi un pezzo del saluto al sole classico, inspirando collo, puntiamo i piedi ed espirando torniamo in Adho Mukha. Ora prossimo inspiro solleviamo il piede destro ed espirando lo portiamo in mezzo alle mani, con uno sguardo diamo un'occhiata al piede sinistro che va d'Italia, vedete, di 30 gradi, e al prossimo inspiro ci portiamo nel guerriero 1, Virabhadrasana 1. Inspiro qui e espirando ci portiamo nella posizione del guerriero 2, Virabhadrasana 2, attenzione al ginocchio rispetto alla caviglia. Inspirando il guerriero all'indietro, i guerrieri qui sono sempre pacifici. Espirando. Ci portiamo con la mano destra all'interno del piede in Parsvottanasana. Ok, inspiro e espirando portiamo la mano sinistra a terra e espirando solleviamo il braccio destro verso l'alto. Inspiro ed espiro portiamo la mano destra, di nuovo all'esterno del piede destro e chiudiamo un pochino la nostra posizione, ok? Con il piede sinistro lo richiamiamo verso il destro e espirando distendiamo completamente la gamba destra e ci lasciamo andare in avanti. Ora ben saldi con i palmi delle mani a terra. Se siamo lontani, piuttosto prendete due blocchi in modo che si risollevino un po' le mani. Al prossimo inspiro, solleviamo la punta del piede sinistro, espiriamo e poi ci portiamo sui polpastrelli. Inspiro, allungo, allungo, allungo la gamba sinistra, Anekapada,
tutto il naso e respiro, scendiamo. Proviamo qui i più temerari, vediamo se riesce anche a me, a spostare la mano destra e la mano sinistra all'altezza della caviglia. Espirando, scendiamo con il tallone sinistro e ci godiamo questo bel, sistemiamoci se siamo un po' allineati, questo bel allungo. Ok, ora risistemiamo le mani qui, espiro indietro, ora qui concedetemi un chaturanga, possiamo scendere con le ginocchia oppure scendere giù senza toccare terra, dorso dei piedi, cane che guarda verso l'alto, espiro, allungo, Svanasana. Al prossimo inspiro solleviamo il piede sinistro in avanti, espiro in mezzo alle mani, piede destro di taglio, ginocchio sinistro sopra la caviglia sinistra, inspiro, espiro, guerriero 2, inspiro, guerriero indietro, inspiro, espiro, dita. Parsvakonasana. Espirando portiamo la mano destra. Ora, se siete più comodi, effettivamente il tallone destro può sollevarsi. Inspiro, solleviamo il braccio sinistro. Espirando, lo riportiamo all'esterno del piede sinistro. Accorciamo un pochino la posizione del piede destro e lasciamo allungare in avanti. Ok, ora ben saldo con i palmi delle mani, inspiro, solleviamo, espiriamo, inspiriamo sui polpastrelli, solleviamo il centro del petto, lo sguardo, e espirando lasciamo andare. Ora vediamo se la mano sinistra e la mano destra stanno. Ok, un po' meglio dell'altra parte. Scendiamo giù le mani, espirando, accompagniamo la punta del piede destro indietro e godiamoci questo bello allungo. Stiamo lì, stiamo lì, stiamo lì. E poi, espirando, piede sinistro indietro, panca, chaturanga in giù o con le ginocchia a terra, inspiro, cane che guarda verso l'alto, espiro, adduca, svanasana. Ok, inspiro ed espiro, seduti in mezzo al tappetino, perfetto. Bene, grazie a tutti di aver praticato insieme a me questa serie dedicata all'equilibrio. Vi auguro buona fortuna nella vostra ricerca di equilibrio e di centratura. E se non vi siete ancora iscritti al nostro canale di YouTube, fatelo e mandateci i vostri commenti e grazie, alla prossima. Namaste.